Presidente Chiodi, lei ha risposto all'appello lanciato dalla provincia di Chieti, dal presidente Giuseppe Antonio, per salvare il patrimonio stradale. Come se ne esce da questa emergenza? Allora, lo Stato non eroga più da diverso tempo nessun fondo destinato alla viabilità, lo ha fatto per tantissimo tempo, quindi tutti i fondi che nel passato le regioni davano alle province per la manutenzione stradale erano fondi che provenivano dallo Stato per le funzioni delegate. Adesso questo non è più possibile, da diversi anni, per effetto della spending review, della situazione di difficoltà nel quale si trova il Paese, e di conseguenza è un problema molto molto serio. Visto che le province, anche per le loro situazioni di indebitamento, per esempio la provincia di Chieti è una situazione drammatica, quindi che per 40 anni non potrà contrarre debiti, insomma, quindi le province non sono in grado di tenere la manutenzione dei propri beni, in teoria dovrebbe essere possibile questo, però vista la situazione straordinaria, tre sono le possibili soluzioni. O lo Stato prende atto, e quindi nella legge di stabilità prende atto di questa situazione con un'azione che i nostri parlamentari abruzzesi in maniera congiunta saranno in grado di portare avanti, oppure che ci sia la possibilità nella prossima programmazione dei fondi FAS 2014-2020 di poter utilizzare anche questi fondi per le manutenzioni ordinarie, più o meno ordinarie, straordinarie, ma insomma. Terzo, il fatto che anche i fondi europei possono essere utilizzati anziché solamente per le opere nuove, anche per opere di manutenzione di quel patrimonio stradale che oggi c'è. Quindi la logica adesso deve cambiare. Non si riesce a fare la manutenzione delle opere esistenti e quindi non si possono finanziare invece delle opere che sono nuove. Oggi purtroppo siamo costretti a finanziare opere nuove perché le leggi non ti consentono poi di usare gli stessi fondi per fare la manutenzione ordinaria, quindi bisogna rivedere questo sistema, e questa è la partita principale, la gioca il governo centrale.